Ok, Jack, sei in onda. 5, 4, 3, 2, 1. Ehi, è lunedì mattina e qui è Jack Lucas. Bisogna stare attenti a quel che si dice, perché, come scriveva Leonardo Sciascia, le parole non sono come i cani, cui si può fischiare e richiamarli. Ma questo Jack Lucas, uno dei protagonisti del film di cui vi parlerò, non lo sa. Avete capito di che film si tratta? La leggenda del re pescatore, girato nel 1991 da Terry Gilliam su una scrittura di Richard Lagravanese. È la prima volta che Gilliam dirige un film basato su una sceneggiatura non sua, dopo la famosa trilogia dell'immaginazione, composta dalle pellicole I banditi del tempo, Brasile e Il barone di Munchausen. Sotto la produzione di Debra Hill, nota per aver finanziato film come La zona morta di John Carpenter, viene scelto un cast che definire notevole poca cosa: Jeff Bridges, Amanda Plummer, Mercedes Ruehl e Robin Williams. Tutto inizia la notte in cui Jack dovrebbe dare una svolta alla sua carriera di speaker radiofonico, quando, durante una conversazione con un radioascoltatore ossessionato dalla lotta sociale, Jack si lascia sfuggire la famigerata frase «o noi o loro». Quella frase avrà tragiche conseguenze. L'uomo che ha parlato con Jack si reca armato in uno dei ristoranti più famosi di New York e apre il fuoco ammazzando 7 persone. 3 anni dopo ritroviamo Jack in procinto di suicidarsi, che viene aggredito da 2 malintenzionati e salvato dal clochard Perry. Sarà proprio questo incontro a cambiare la vita di entrambi in un modo del tutto incredibile. La leggenda del re pescatore, sì, dunque partiamo dal titolo. Il re pescatore, detto anche il re ferito, è una figura molto particolare del ciclo arturiano. È un sovrano il cui reame è andato in rovina con una menomazione legata al suo passato, che per guarire attende colui che troverà il Graal. Su questa metafora Terry Gilliam costruisce la storia dei 2 protagonisti. Jack e Perry, il cui nome vero è Henry Sagan, sono entrambi re pescatori. Jack patisce a causa delle sue azioni che hanno condotto alla strage del ristorante, e Perry, che soffre per la perdita della moglie, si estranea dalla realtà. A salvarli sarà il Sacro Graal, che è fisicamente rappresentato da una coppa, il premio vinto da un miliardario di cui Perry aveva una fotografia. Ma in realtà il Graal è la loro amicizia, la capacità di andare avanti, di affrontare e accettare il passato per ricominciare. E qui Gilliam introduce le altre 2 figure chiave del film, Anne e Lydia, rispettivamente Mercedes Ruehl e Amanda Plummer, ovvero la compagna di Jack e il futuro amore di Perry. Queste figure femminili non sono un mero complemento, sono invece parte integrante dei corrispettivi maschili, e anche loro sono in cerca del proprio Graal che si sviluppa nell'amore. Anne ha infatti bisogno di conferme da parte di Jack, mentre Lydia aspetta un uomo che la ami per com'è, coi suoi pregi e i suoi difetti. Il film non è una semplice narrazione, è una vera fiaba su più livelli. Gilliam è bravissimo nel riportare momenti onirici all'interno delle scene senza far perdere il pathos o il filo conduttore. Abbiamo dunque il Cavaliere Rosso, che simboleggia il dolore del lutto di Perry, lo splendido valzer ottocentesco che si dipana nell'immaginario primo incontro fra Perry e Lydia, la Cina fra il serio e il faceto, al ristorante cinese la conquista del Graal da parte di Jack, che si immedesima nei panni di un impavido eroe e salva il vecchio miliardario aspirante suicida, fino ai fuochi d'artificio che accompagnano il finale. Tutto sullo sfondo di una New York fatta di luci e ombre, piena di contraddizioni. E come dimenticare la colonna sonora? La canzone di apertura Hit the Road Jack fa da contrappunto alla romantica I Love New York in John, in mezzo ad altri brani indimenticabili. Vedere La leggenda del re pescatore è un'esperienza, non è uno di quei film che piace a tutti, lo si ama o lo si odia. Ma se lo si ama, allora resterà sempre nel cuore di chi lo ha apprezzato. Le tematiche principali della pellicola, la simbolica ricerca del Graal e l'amicizia salvifica, mi richiamano alla mente altre 2 pellicole degne di nota, Indiana Jones e l'ultima crociata di Steven Spielberg e Quasi amici di Oliver Nakache ed Eric Toledano. Ma questa è un'altra storia. Cinemart ha presentato La leggenda del re pescatore, 1991, di Terry Gilliam, per la rubrica Il cinema di Francesca. Buona visione e alla prossima recensione.